Fammi giustizia, oh Dio, difendi la mia causa contro gente senza pietà. Salvami dall'uomo ingiusto e malvagio, poiché tu sei il mio Dio e la mia difesa. Buongiorno, buona domenica. Siamo alla quinta domenica, allora di Quaresima, la Pasqua ormai è vicina. Auguri a tutti una buona domenica. Ci ricordiamo nella preghiera a quanti vi unite. E un saluto a tutti, soprattutto a voi ragazzi, nonni e amici. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E prima di celebrare questi santi misteri, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio potente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre di quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Ed è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle d'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio. La risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Gloria a Cristo, parola eterna del Padre celeste. Gloria al Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. La sorella la mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni in quel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce in questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato lì, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà la risurrezione nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio,
colui che viene del mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trova ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei, a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi ai ciechi, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». E disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo nel ciclo A, ogni domenica di Quaresima hanno A, B e C, e quei Vangeli di questo ciclo, ciclo A liturgico, sono quelli più lunghi ma più belli. Non abbiamo adesso il tempo di spiegare tutti i particolari di questo Vangelo. Sottolineo fondamentalmente due aspetti molto belli. Il primo, la prima lettura: «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo». C'è anche un canto, dice proprio la forza che solo Gesù può cambiare il nostro cuore, da quello di pietra a quello di carne. E nel Vangelo vediamo come il cuore di Gesù si commuove più volte perché è morto l'amico Lazzaro. Seconda sottolineatura fondamentale: la differenza tra Lazzaro che risuscita e Gesù che risuscita. Lazzaro è una risurrezione terrena. Gesù, come dice nel Vangelo che abbiamo sentito, lo risuscita perché noi crediamo. Un segno che anticipa un po' la risurrezione di Gesù. Però poi, come dice una barzelletta, Lazzaro tornerà a morire e nessuno ci crede perché tanto torna vivo. Ma a parte le barzellette un po' superficiali, è vero però. Lazzaro, dopo la risurrezione di Gesù, è morto un'altra volta. Quindi Gesù lo fa come segno terreno. Mentre Gesù risorge non solo col suo vero corpo, ma anche col suo vero spirito. E Gesù è risorto per sempre. Ecco allora il nostro invito a comprendere che la risurrezione del corpo e dell'anima, ecco, quella dell'anima è ancora più importante di quella del corpo. Noi nella fede, il mistero è grande, diciamo che anche dalla polvere
Gesù risusciterà anche il nostro corpo alla fine dei tempi. Però comprendiamo bene che già oggi noi affidiamo l'anima dei nostri fratelli. Ripeto, il corpo di Lazzaro è tornato a morire. Gesù è risorto per sempre in anima e corpo. Ecco, invochiamo anche noi la risurrezione per tutte le persone, anche in questo periodo, per quanti sono rimasti un po' ancora più sofferenti perché i propri familiari non hanno potuto fare il funerale, eccetera. Ecco, affidiamo tutte le persone che vengono a mancare in particolare perché possano entrare in paradiso proprio con Gesù. E anche noi, allora, come Gesù, cerchiamo di volerci ancora più bene. Ecco la commozione di Gesù di fronte all'amico Lazzaro. Facciamo nostra la professione di fede, ripetendo per 4 volte credo, le promesse battesimali. E questa professione di fede la facciamo in suffragio di tutti coloro che in questi giorni non hanno potuto avere il funerale, la messa in suffragio per i peccati. Per questo diciamo insieme, credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Insieme questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E non ci gloriamo di confessarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, che il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esaudisci le nostre preghiere, tu che sei illuminato con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni uomo, a te Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse la miglioranza. Dio, il Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui si chiedono le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Loro canto, concedi, oh Signore, che si uniscono le nostre umili voci nel libro di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio.
diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata la giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che nel tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola che Gesù ci ha consegnato, ci rivolgiamo a lui con fiducia, dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vi prego, sempre liberi dal peccato, sicuri del fondamento, dell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate
volevo dare pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati di mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, con l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, dice il Signore. Questo è il momento della comunione spirituale, comunione desiderio. Chi ci ascolta, voi che ci ascoltate, ora fate la comunione di desiderio. Desiderate e ringraziate il Signore nel vostro cuore. O glorioso e potente San Michele Arcangelo, il cui nome significa chi come Dio, tu, dal sommo bene, sei stato prescelto tra i suoi servitori fedeli, come la guida di chi si oppone al male, alla malvagità e al maligno. Proteggi, in questi giorni di sofferenza, tutti gli uomini e coloro che a te si rivolgono. Indica loro il volto misericordioso di Dio. Sostienici nel cammino e ascolta le nostre vocazioni. Vigila su di noi, aiutaci nella nostra fragilità e impotenza, non permettere che veniamo meno. Riguarda, in particolare, i malati e i loro familiari, i medici, gli infermieri e chi è chiamato a decidere del bene di tutti. San Michele Arcangelo, abbrevia questi giorni di prova.
fa che presto le strade e le piazze delle vostre città e paesi, oggi così vuote, silenziose e tristi, ritornino ad animarsi. Ottienici di diventare più buoni, ossia di appartenere di più a Dio, la sorgente di ogni bene, di ogni verità e riconciliazione. San Michele Arcangelo prega per voi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, in secoli dei secoli. Preghiamo. Dio onnipotente, concedere ai tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive del Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo la preghiera personale di continuare a recitare la supplica a San Michele due volte al giorno. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti a questo atto di consacrazione che ho annotato nel registro che c'è qui in chiesa, e prossimamente avrete anche gli orari della Settimana Santa per unirvi in diretta nella celebrazione di tutta la Settimana Santa, dall'adorazione eucaristica alle celebrazioni del Triduo Pasquale, e ci vediamo domenica prossima, Domenica delle Palme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione, Beata Vergine Maria, di San Giuseppe e suo Sposo, di nostri santi patroni, e per intercessione di San Michele Arcangelo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.